qual è il nuovo progetto che faremo nelle mense scolastiche della città di Grugliasco per ridurre lo spreco di cibo? Inizierà nel 2025 e durerà per un anno e mezzo. E in questo nuovo progetto l'obiettivo è concentrarsi su alcuni dei cibi che sono più rifiutati dai bambini, cioè verdure e legumi, che sono poi i cibi più importanti invece per l'alimentazione, considerato quello che ci dice la scienza sul significato di una dieta basata su cibi di origine vegetale, considerato anche l'impatto ambientale, delle conseguenze ambientali della nostra alimentazione. Quindi ci concentreremo su questi alimenti e soprattutto sui bambini più piccoli, quindi lavoreremo con i bambini dell'asilo nido e della scuola materna e cercheremo di lavorare anche con le loro famiglie, con i genitori, in modo che ci sia una coerenza di comportamenti, di scelte alimentari sia a casa che a scuola, in modo che si vada tutti nella stessa direzione per evitare poi che ci sia lo spreco di cibo nelle mense. E lo facciamo nuovamente con la città di Grugliasco e passo la parola alla vice sindaca del comune di Grugliasco, Elisa Martino. Grazie. Il progetto Gineviola si inserisce in una rete dove insieme si fanno delle azioni contro lo spreco alimentare e per la riduzione dei rifiuti. Nella settimana del Festival europeo contro la riduzione dei rifiuti, quest'anno il tema è proprio contro lo spreco del cibo e quindi necessariamente dovevamo partecipare. E, insomma, è stata proprio l'occasione per confrontarsi, per formarsi insieme e anche per mettere a confronto le tante buone pratiche che si fanno nella nostra città.